Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli, un ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, agli altri dico iscrivetevi al mio canale, cerchiamo di arrivare per piacere Waiu a 2000 iscritti, mi sono circa 1950, facciamo crescere di più questo bellissimo canale. Eccoci a voi in questo nuovo video, parliamo dell'anticipo della 23esima giornata, già giocato oggi giovedì tra Lazio e Empoli, terminato 1-0 per la Lazio con gol nel primo tempo al 42esimo su calcio di rigore di Caicedo. La Lazio temporaneamente, in attesa ad esempio che anche la Roma giocherà domani sera a Verona col Chievo e di anche dell'Atalanta e più di tutte le altre squadre, temporaneamente la Lazio, almeno per una notte, vola al quarto posto a 38 punti. La partita è stata abbastanza, con non troppe occasioni gol, è stata una partita abbastanza equilibrata. Si è vista nella Lazio l'assenza sia di Ciro Immobile che di Luis Alberto, una partita sostanzialmente abbastanza equilibrata e povera di azioni di gol. Molto bene il centrocampo dell'Empoli, che ha fatto pressing molto alto, cercando di non fare ragionare ai possessori di palle della Lazio, ad esempio come Lucas Leiva e Correa. Ma al 41esimo del primo tempo fa una cavolata pazzesca, inimmaginabile, lo sciagurato portiere dell'Empoli Provite, che cerca di fare un dribble da dentro l'aria, perde la palla disgraziatamente, gliela dà sfortunatamente Caicedo, appena praticamente Caicedo gliela sfila, il portiere falcia, non poteva fare altro Caicedo, calcio di rigore giustissimo, fischiato dall'arbitro, e gol dell'1-0 per la Lazio. Nel secondo tempo non ci sono state grandissime occasioni, l'Empoli ha cercato in tutti i modi nel secondo tempo con il suo allenatore Beppe Iacchini di spostare di 20 metri in avanti il baricentro della squadra per cercare insomma di creare qualche occasione in più. Non ci sono state occasioni clamorose per pareggiare, la Lazio ha cercato di ripartire in contropiede, ma sembrava appunto stasera imprescindibile da Ciro Immobile, una squadra abbastanza spuntata. Comunque quella partita bruttina da vedere, secondo me a livello tecnico-tattico molto noiosa. Comunque la Lazio, la cosa più importante, porta a casa il risultato con l'assenza di Ciro Immobile e di Luis Alberto, porta a casa questi tre punti di platino, ripeto, temporaneamente vola al quarto posto a 38 punti in attesa di tutte le altre squadre. Ad esempio un altro anticipo di domani sera interessante sarà tra Chievo, Verona e Roma. Ripeto, iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche su Twitter, Capitan Napoli esperto di calcio, e anche su Instagram, Capitan Napoli esperto di calcio, e anche su Facebook, Capitan Napoli. Una buona notte a tutti dal vostro grande, grandissimo Capitan Napoli, sempre, comunque, sempre solo a Forza Napoli. Buonanotte, vedete che bella bandiera che c'è dico del Napoli. Forza Napoli, ciao.